Signori, buongiorno e benvenuti in un'altra entusiasmante, scoppiettante, estenuante settimana, ma soprattutto mattinata di streaming qui con il sottoscritto. Come andiamo? Guarda, non sai quanto ti capisca, Will. Mi serviva perché non ce la facevo più. Non sai quanto ti capisca. Ciao Larken, bonjour, bonjour mon ami. Allora ragazzi, come avete visto, lo ripeterò sti continuo, questa settimana due match, ok, di Street Fighter. Scusatemi se poi io torno sempre a parlare di Street Fighter, ma siamo tanti che giochiamo e siamo veramente tanti e dobbiamo velocizzare un pochino le cose. Tanto super giù, avete visto, ci va un quarto d'ora a fare 5 match. È molto veloce fortunatamente come gioco, quindi secondo me ci sta. Anzi, a dire la verità, la cosa giusta sarebbe fare due match ogni settimana. Ma vediamo un attimino come organizzarci. Tra il resto, non ho ancora trascritto i risultati, non per mancanza mia, ma perché voglio capire se una persona vuole effettivamente continuare il percorso nel campionato, magari riuscendo a giocare oggi la partita della settimana scorsa senza penalizzazione, se vuole essere penalizzato per vittoria a tavolino, o se proprio non ce la fa e non vuole partecipare. Oggi gli scrivo in via definitiva e vediamo un attimino come fare. E Sisma, la PS Vita, secondo me, allora io non posso parlarti di della macchina per cos'è e cosa non è, anche perché io non ho mai modificato il firmware per gli homebrew e quant'altro. Posso dire che secondo me è stata una macchina portatile assurda, di una potenza e di una malleabilità assurda, che è stata maltrattata dal mercato in maniera assoluta da noi, perché in Giappone comunque si ha riscosso un discreto successo e anche un discreto sostegno da parte dei software. Ciao Peppone, come stai Peppone bello? Sei pronto per venerdì? E tra l'altro venerdì c'è il campionato di nerd con il torneo di The Last Blade 2. E per dirti che io, a parte che ho giocato degli indie bellissimi, ho giocato tantissimi giochi bellissimi, tra i quali anche World of Final Fantasy, bellissimo, soprattutto giocato su PS Vita, ma per farvi capire la potenza della macchina, io ci giocavo a Final Fantasy 14 sopra, perché si poteva fare il remote play su PS4 e vi dico, praticamente con latenza zero. Cioè, era incredibile, io mi coricavo sul divano, magari avevo la TV impegnata, accendevo la PS4, facevo il remote play e giocavo tranquillamente con la PS Vita, la PS4. Già ai tempi. Adesso una grafica minimamente paragonabile, Switch non ci arriva, si potrebbe avere con Steam Deck o quant'altro. Però vi dico, era una macchina assurda, pazzesca la PS Vita. Ciao Stack, sei pronto? Due incontri questa settimana. Tutte le volte che vedo qualcuno del campionato glielo dico, ve lo ricordo, perché magari qualcuno si vola i messaggi. Ero super confuso, c'è quello che cerca il mio avversario, ricordo del doppio match, esatto. No, più che altro, come ho anche scritto, se vi eravate segnati i turni 2 e 3 e trovate delle incongruenze con quelli che avevate segnato rispetto ad adesso, ve lo spiego subito. Non ho rifatto il challenge, anche perché tanto non avrebbe senso rimischiare il tutto a mo' di favoritismi, perché tanto prima o poi ci si incontra tutti con tutti. C'è stato, magari, se incontrate delle incongruenze rispetto alla settimana scorsa, per il semplice fatto che due persone cui io tenevo tantissimo che partecipassero, cioè Rapture e Umbe, hanno il gioco. Quindi li ho aggiunti. Sì, siamo 32. Non... mazzolatemi, però io ci tenevo proprio che loro due partecipassero, e quindi ho dovuto manualmente, avendo challenge, già fatto le teste di serie, quindi fatto il randomize, non me li ha inseriti mettendoli in ultima posizione come incontro assieme. Allora ho dovuto spostare io manualmente. Morale della favola, ho spostato loro due assieme e si sono sballati tutti gli altri incontri, quindi ho dovuto spostare tutti manualmente per far combaciare gli incontri che avete già fatto. E è probabile, o è possibile più che altro, che si siano anche smarmellati gli altri incontri. Però ripeto, non è un torneo, è un campionato, tutti si scontrano con tutti, quindi non è cambiato assolutamente nulla. Allora, no, deve ancora giocare Cadro, che però abbiamo testato ieri il gioco io e lui, è di nuovo abile, ruolato e funziona. Quindi Cadro e Mouth of Truth giocheranno, penso, oggi. Loro me l'avevano detto, mi avevano avvisato, quindi sono assolutamente esentati, però oggi dovrebbero giocare, credo. Manca la sfida di Cadro, Mouth of Truth,
Don Bozzi e Leo Arcade, che stiamo aspettando Don Bozzi. Leo ha detto prova ancora oggi pomeriggio, mal che vada poi gli diamo il punto di squalifica a Don Bozzi e si riprenderà, perché era fuori Italia per tutta la settimana, me l'aveva detto, però ieri non hanno giocato, vediamo se giocano oggi, se no al limite si prenderà il punto di penalizzazione, poi vediamo se comunque sarà una cosa di questa volta qua o se magari ha proprio problemi, ci può essere, ognuno ha i propri problemi, non può partecipare magari. Ciao Valterone! Se qualcuno incontra la loro partita, io devo mangiare tre facce comunque, quella di Davo, di Umbe un po' meno, ma soprattutto la tua, Walter, sappilo, sappilo. No, ma poi per il prezzo che hai pagato, esatto, Sisma, un affarone, scatolata e tutto, quella cifra, e hai fatto strabene, ma poi la macchina è fantastica, vedrai che ti divertirai, poi ancora col firmware puoi emularci quello che vuoi, quindi è assolutamente fantastico. E quindi gli incontri che io sappia da disputare ancora, c'era ancora il mio e l'abbiamo fatto sabato sera, quindi fatemi vedere, guardiamo subito il challenge sotto mano. Ho il challenge sotto mano, vi ripeto, non ho ancora inserito. Allora, ecco, Rapture e Umberto devono ancora giocare, ma oggi li scrivo, dovrebbero giocare. Questi hanno giocato, questi hanno giocato, questi hanno giocato, 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 loro devono giocare, giocato, loro devono giocare, giocato, 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 giocato e giocato. Boh, mancano due incontri, Leo Don Bozzi e Cadrom Out of Truth. E basta, e poi si parte, quindi prossima giornata, questi qua, io mi scontrerò con, dove sono io? La configata che se io vado su, ok, io proprio con Don Bozzi e Meluz, aia. Boh, 2-5-0 facili, facili. Boh, a posto, quindi farò un punto in tre partite, giusto per curiosità, poi contro chi sarò, vabbè, fa niente, chi se ne frega. Comunque, questo è quanto. Invece, prima di ricordarvi che mi devo ricordare io di togliere il trailer, prima di ricordarvi che venerdì ci sarà anche il torneo di The Last Blade 2, perché non voglio che vi focalizziate su un solo gioco, bisogna giocare a tanto, bisogna essere multitasking, bisogna essere, avere larghe vedute. Ciao Albe, buongiorno. Buongiorno. Pardon, quanto l'hai presa? Io non posso... Vediamo se Sisma te lo vuole dire. Vediamo se Sisma te lo vuole dire. Comunque, Peppe, ne ho trovato... Ti linko un annuncio che ieri, giusto per... Stavo... Io guardo sempre i mercatini. Sarà che abbiamo parlato i PS Vita e i cookie mi hanno sgamato il cellulare. Ne ho trovata una sul Facebook Market a un prezzo molto, molto buono. Se ti interessa, dopo vedo se trovo ancora annuncio, te lo linko. Ah, l'hai già presa. A posto. A posto, niente. E occhio che la mia è piccante, faccia all'anduia. Come stai Albe? Tutto bene? Quindi dicevo, venerdì sera ore 22, nona giornata del campionato di nerd con The Last Blade 2. Quindi signori, non ci stanchiamo mai e non ci fermiamo mai. Oggi cosa facciamo? Oggi giochiamo a Kirby's Adventure per NES, gioco che... L'unico gioco della saga di Kirby che ho giocato, a parte il Robot War, come si chiama, per 3DS, non me lo ricordo assolutamente perché ho giocato tantissimo tempo fa. Questa settimana doveva tornare il suoniamo i videogiochi, format dove, vabbè, inutile che la tiro fuori, sapete cos'è la chitarra di Guitar Hero, dove io gioco i videogiochi con la chitarra di Guitar Hero al posto del controller. Ero un attimino in dubbio sul gioco, mi sarebbe piaciuto portare per la prima volta un gioco PlayStation. Voi dite sei un matto perché i giochi PlayStation hanno tantissimi tasti, sì. Ma un gioco che ho già portato, che si chiama Adventure of Little Ralph, ha, se non ricordo male, oltre le direzioni solamente due tasti. Quindi si potrebbe fare. Il discorso è che potrebbe essere difficile. Facciamo così. La settimana prossima, se riesco a configurare l'emulatore, ci proviamo. Poi magari sarà la prima volta che non riuscirò a finire un gioco nel format suoniamo i videogame, ma ci proviamo. Dobbiamo sempre alzare un pochino l'asticella. Quella LED da un anno e mezzo. Ah, col monitor LED, figo. E nient'altro, questo è. Andiamo a lanciare. Penso di aver detto abbastanza tutto. Anzi no, posso fare ancora l'annuncio della parrocchia, che questa settimana ci vedremo con... lunedì, cioè oggi. Mercoledì e venerdì. Allora, oggi con Kirby e NES. Venerdì, doppio appuntamento giustamente, perché la mattina avremo l'analisi della giornata di Stream Fighters e venerdì sera avremo il torneo di The Last Blade 2. E io mercoledì non mi ricordo. Scherzo, scusate un attimo.
mercoledì. Ah, Saga of Sing, iniziamo Saga of Sing. Gioco che, se vi ricordate, avevo già iniziato, avevamo dato un'occhiata tempo fa. Io lo giocherò la versione su Switch, è un gioco indie che ricorda tantissimo a livello visivo Pentiment, Inculinati, di quel genere lì, molto così, ma molto carino secondo me. È un gioco che ci porterà via, credo, non più di 3-4 live. Curioso, mi aveva stuzzicato e, se vi ricordate, avevo detto prima o poi lo porteremo tutti, ed è giunto il momento, perché così voglio giocare anche qualcosa di indie e togliermi la roba che ho come backlog su Switch quando c'è Pentiment. 80 cascata alla porta, PS Vita, adattatore per un CD, è un gioco ottimo. Mi fai vedere solo la classifica, io non capisco perché Challenge mi toglie il girone da telefono, mi fai vedere solo la classifica e niente, ho chiuso tutto. Ma allora, sai cosa succede a volte? Mi fa la stessa cosa. Allora, io ho l'iPhone. Tante volte non riesco a modificare Challenge perché clicco direttamente sul... Magari tu hai fatto SF. Se io clicco direttamente da Twitch, l'applicazione mi apre direttamente il link, che sia Telegram o che sia Challenge, o che sia Twitch, Challenge non mi fa fare un cacchio. Se invece io apro il browser e metto il link o direttamente vado sulla pagina di Challenge del coso, funziona. E Challenge è un mondo un po' strano, ragazzi. Child of Light è bellissimo. L'ho già fatto 3-4 volte, credo, questo gioco. Tra l'altro ho giocato su PS Vita la prima volta, visto che ne parlavamo prima. E ti dico, è uno dei miei giochi preferiti degli ultimi 20 anni. 10? Ci sta ancora nei 10? Sì, 10. È veramente, veramente bello. Non è difficile, è godibile, ha un sistema di combattimento stile Japan RPG, ma con meccaniche anche attive, perché puoi tu influire sull'andamento della battaglia in un determinato modo che non vi sto a dire, però il luccichino, che è questo qua, che non mi ricordo come si chiami, lui, il luccichino, non è l'ipercorredo, serve. E la trama è bella, cioè non è nulla di... è molto bella, le musiche sono fantastiche, l'ambientazione a me ha fatto schiumare. Per me è un gioco che, se non avete mai giocato, giocatelo. Tra l'altro ve lo tiravano dietro qualche tempo fa sullo store, sia Switch che da altre parti. È bello Albe, te lo consiglio assolutamente. Ciao Tancro, ti avevo salutato, te eri muto, tac. Si potrebbe perfino giocare, esatto, si potrebbe perfino giocare in due. Bravissimo Walter, è veramente, io l'ho veramente adorato quel gioco. Infatti vi dico, ero quasi lì per volerlo portare live, ma non avendo la possibilità io, senza avendo fatto modifiche, di streamare direttamente PSP avendolo lì sopra, ho detto me lo prenderò su Switch. Poi nel frattempo mi sono arrivata una valanga di giochi, ho comprato giochi, mi sono arrivati e cose così, e quindi l'ho lasciato in stand by. Chissà che un giorno magari lo porterò, perché comunque è veramente tantissima roba. 4,99 al volo. Non so come sia ottimizzato su Switch, eh. Non so come sia... se qualcuno l'ha giocato può dargli un... come si dice? Un feedback. Io su PSP veramente... poi la PSP secondo me è top, ancora per il lavoro che faccio io. Switch è bella, però è grossa ed è pesante. PSP è così, leggera. Io me la mettevo in tasca, cioè non me la dimenticavo neanche... cioè mi dimenticavo di averla. Leggerissima, bellissima. E Child of Light... apprezzabilissimo, veramente bello. Comunque per 5 euro, se sei lì interessato, lo prendo o non lo prendo, prendilo assolutamente, senza pensarci due volte. Ah, pure nel Game Pass, ottimo. Non ho mai pensato di prendere la Steam Deck. Se me la regalate, sì, volentieri la prendo, molto volentieri. Sono povero come la merda, non posso, vi dico, è un oggetto che proprio per me al momento è inutile. Cioè o Switch, ho tantissime altre console portatili. Onestamente, per cosa mi fa, per me sarebbe assolutamente inutile. Devo dire che, non avendo avuto Switch, a scontato a 3,70 l'avrei fatto un grosso pensiero, ma avendo Switch non ne sento l'esigenza. L'unica cosa per cui veramente avrei potuto schiumare per prenderlo e fossi stato ancora infognato con Final Fantasy XIV, oppure mi rinfognassi con Final Fantasy XIV, però non è questo il caso al momento.
quindi nulla. Quindi Steam Deck sta benissimo dov'è. Steam Deck è la console che si mette in tasca a te, esatto, Stack, esatto. Poi Stack mi ha detto che me la vuole regalare la sua Steam Deck perché la usa poco, quindi va benissimo. Ci giochiamo anche su Fightcade, va bene così. Ciao Servo, come stai? Come stai, caro? Benvenuto. Allora, mi sono recuperato tutto? Sì, dai, iniziamo a giocare. Allora, avvia e partiamo. Abbassiamo un pochino il volume di retro, arc. Così dovrebbe andare bene. Appena ci vediamo, grazie, lo sapevo, c'è un cuoricione. Ho visto che ci sono anche tanti competitor, tra l'altro, Tipo, come dici te, Asus e quant'altro. Sembrano anche molto valide. Però costano un rene, costano queste cose. Cioè, è incredibile. Allora, ripeto, l'unico... Non mi ha tenuto i settaggi. Scusate. Ok. Ok, non mi aveva tenuto i settaggi. Allora, quella riga... Se mi dà fastidio quella riga azzurra la tolgo, va, perché dà fastidio a me. Non guardate. Scusate, l'ho strecciato un pochino perché mi dava fastidio quel pertugio. La Susalli, 800... madonna, cioè 800 euro, io mi cambio il PC, veramente. 800 euro mi cambio il PC e ciao banane. Come si dice, no? Che carino, che Kirbino. Allora, con Kirbino, ripeto, non sono un fan del brand. Soprattutto, più che non sono un fan del brand, non sono un gran conoscitore del brand. Abbiamo questo piccolo divoratore di roba che può volare, come vedete, prendendo il respiro. Può inghiottire gli altri nemici e di alcuni di questi nemici prenderne le abilità mangiandole. Tipo, ecco, io volevo il fuoco, che il fuoco è tanta tanta roba. Ecco, come vedete, quel nemico è Spark. Io ho inghiottito il Beam. Adesso io mi voglio immangiare Spark. Non l'ho mangiato, fa niente, l'ho ucciso. Perché se voi respirate, come vedete, lui si gonfia e quella piccola sputo di aria può danneggiare i nemici. Gonfiarsi, basta premere la freccia in su e si vola per lo stage. Ok, vedete? Questo, praticamente, ve lo faccio vedere con questo qua perché non voglio uccidere il fuoco perché lo voglio. Potete uccidere i nemici inghiottendo determinati nemici quando Kirby si illumina, premendo il tasto giù, gli prendete l'abilità. Tipo adesso abbiamo preso l'abilità del fuoco. Volendola sostituire, premete il tasto select, parte la stella e vaffanculo dove va, credevo che non andasse così lontano. Lontano, volevo riprenderla. Potete ringhiottire la stella e riprendere l'abilità stessa. M è l'energia, se non ricordo male. Corretto. Oh, guardalo qua, ok. Rivoglio assolutamente fire, perché è tantissima roba. Ma difatti sono PC, esatto. Però PC è meglio. Credo di non aver mai giocato a un Kirby. Questo è molto molto bello. Io ho giocato solo a questo e a quello coi robot su 3DS. Ah già, c'è anche la scivolata, col quale io credo tu possa colpire i nemici. Vediamo. Sì, ok. Ok, perfetto. Ho! A seconda della pressione che voi fate sull'altalena a fine livello, vi spara più in alto a livello di livelli e vi dà bonus sempre crescenti. Allora, queste qua con la stellina dovrebbero essere delle casette bonus dove si possono crane fever. Use the buttons to move the crane and try to get a Kirby. A big one hard to get. Ok, va bene. Capito un cazzo. Ah, quello che bisogna prendere così, no? Ok, allora andiamo. Vai. No. No! Questo schiaccia ho sbagliato tasto.
devo tenere premuto. Ah, devo tenere premuto. Vabbè. Non me lo ricordavo più. Magari ho ancora un credito. Credito. No bonus. Devo tenere premuto. Perfetto, fantastico. Non sono più grafico, quindi va bene. Bravo, esatto. Allora, nella mappa di gioco non mi ricordo se ci siano delle cose da rompere. No, forse no. Allora, let's go. Che carino dirmi. Comunque, dicevo, vorrei poi provare a fare Adventure of Little Ralph in Suoniamo i videogame. Questo è quello con la spada. Però il fuoco secondo me è il totale. Il fuoco è totalissimo. Cosa è successo? Ah, ok. Ok, appena mi arriva ci sono un po' al massimo rompo qualche... Guarda, io ti dico, dal lato modding non so nulla. Però se posso essere d'aiuto, volentieri. Ah, il boss questo. Ah, ok, devo inghiottire le bombe che mi tira e tirargliele addosso. Ottimo, chiaro. Easy, easy. Dai, tiramela, tiramela. Gnom. Allì. Pum. Che bello che sei quando sbagli apposta per umiliare troppo lo spettatore e dargli un minimo d'autostima. In che senso? Cosa ho detto? Cosa ho detto? Sono un cretino. Non ci credo, non posso morire contro il primo boss. È che poi non era neanche il primo boss, oltretutto. Lassù c'è qualcosa, secondo me. Cosa ha detto Seravol? Che bello quando scende, sbaglia apposta per non umiliare troppo il spettatore. Che cosa ha detto? Magari qualcosa l'ho detto, ma non me ne sono neanche reso conto. Comunque, benvenuti a tutti. Patre! Patre! Grazie per il follow e benvenuti! Come la va? Ah, hai fatto il livello bonus. No, no, no. Ho dimenticato come si facesse quello. Che bisognasse tenere premuto. Me l'ero completamente dimenticato. Che carino come quando nuota. È troppo bellino. Benvenuto, patre! Come hai avuto la sfortuna di capitare qua sopra? In questo canale scrauso, nonché il miglior canale. Non è vero, è il canale più scrauso. Voglio la mela. Butta via. Attenzione. Ciao Emma, come la va? No, com'è già che faccio a prendere quella roba lì? Forse devo prendere lo... Scusate un attimo, lui mi dà qualcosa? Ecco. Lui mi dà qualcosa, lo... Allora, lui non mi dà niente. Ah sì, mi dà qualcosa. Ah, eccolo qua, ok. No, è sparito! Ma porco Giuda. Vabbè, fa niente, dai. Va bene lo stesso. Per caso, ma mi gusta. Ottimo. Attenzione, è tornato belle le cose del NES. I bug del NES. Comunque, benvenuto, allora mi presento. Se ti piace Retro Game, sei nel posto giusto perché... Il focus di questo canale è puramente retro game, poi giochiamo tanto anche indie, anche se sovente dal sapore retro, e da qualche mese anche fighting games, gli incontri di combattimento a turni, cioè a turni, uno contro uno. E con i videogame retro, non solo console, ma anche arcade, che sono quelli delle nostre care amate sale giochi, quelli che si giocavano con la Blishtick, organizzo ormai da 4 anni anche dei tornei. E avrai la fortuna, qualora volessi essere dei nostri, di vederne uno venerdì sera, perché venerdì ci sarà la nona giornata del campionato con The Last Blade 2, gioco di combattimento all'arma bianca, che avverrà tra tantissime persone della community, che se anche te ti interessa provare a partecipare, a giocare competitivamente ma amichevolmente i vecchi giochi da sala giochi come si faceva una volta, sei assolutamente il benvenuto in tutti i social, punto esclamativo social, per scegliere quello che più ti aggrada. Ti sei appassionato di retro? Ottimo, stavo leggendo, come avete visto, non ho schiacciato il tasto e sono rimasto. Pusha, grazie che me lo dici. Questa è Mino Bello, scusa, ti ho chiesto e poi non mi sono messo a parlare e mi sono perso. Ti mando un vocale di news, ottimo, ottimo. Buongiorno, peace. Ora stacco e sono al lavoro. Dai, grazie per
per il follow, contento che ti piaccia il retro game, e noi quando vuoi di solito mi trovi la mattina, non tutti i giorni perché faccio i turni, la mattina oppure ogni ultimo venerdì del mese con il campionato di nerd. Buon lavoro, grazie per il follow e buona giornata e anche nata. Allora, questo io devo spaccarlo, così va giù e non mi rompe più l'anima. Se mi è andata bene. Quasi. Mi è andata bene quasi. Uff. Questo no, questo sì, questo mi fa lo spark. Ah no, il beam. Lo spark è l'altro. Ah, posso correre, è vero, me l'ero dimenticata questa cosa. Maestro! Maestro, grazie. Grazie per il Prime. Grazie, caro. Come la va? Come la va? Caldo per questa settimana? Grazie mille. Sì, sei contro Maestro, vero l'Arc? No, chi è che ha scritto prima che era contro Maestro? Vabbè, ma vi sentite tanto. Che belli che siete. Quando vi... vi prendete già bene il lunedì per darvi le mazzate. Kirby. Kirby è carinino, eh. Kirby è carinino, eh. Non mi ricordo se ci siano comunque dei posti segreti qua, tipo da rompere muri o... Ah, in acqua è vero, perdo tutto. Posso solo fare lo sputacchio. Ah, però posso sputacchiare sia in su che in giù. Ok, me l'ero dimenticata questa cosa. Sai che è uno degli unici due Kirby in vita mia che abbia mai giocato questo? Hai Steve? Cattivo cliente. Cattivo cliente, Steve. Comunque, riguardando il challenge l'altro giorno, è un campionato molto equilibrato. Un campionato molto equilibrato, secondo me. C'è qualcuno che è palesemente più forte di altri, ma perché ci gioca da più tempo e anche proprio a livello di brand ci gioca da più tempo. E però secondo me ce la giochiamo in tanti, cioè nel senso non è scontato, non sono mai scontati gli incontri, quindi questa cosa mi fa molto 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 piacere. Ma basta parlare di Street Fighter 6 per adesso, continuerò a ricordarvi di giocare due incontri man mano che arriverà altra gente che gioca Street Fighter, però per adesso guardiamo Kirby, andiamo a vedere questo bonus, Museum. Eat the one you want, ok. No, non lo voglio quello della spada. Non lo voglio. Non mi interessa. Olè. È stato il tuo primo? Ah sì? Ah sì? Questa è anche... esatto, questa poi è anche la settimana di The Last Blade 2. Ma scusa, ma questo livello non l'ho appena fatto? Perché non me l'ha dato completato? No, non ho capito. Ma l'ho appena fatto questo livello. Ho fatto qualche cazzata, secondo me. Ah, sono rientrato nel 3, c'era la bandierina. Ok, grandissimo. Vabbè, dai, ci mettiamo un po' più corto. Questo potrei valutare di farlo con la chitarra. Adesso lo giochiamo normalmente, così cerco di ricordarmi un pochino com'è. E poi potrei valutare di fare con la chitarra anche questo, effettivamente. Anche se nelle parti di volo, se non ricordo male, l'ultimo boss, o comunque uno degli ultimi, è una sorta, non dico shoot 'em up, ma quasi. E volare con la chitarra è un macello. Ma lui, scusate, mi dà qualcosa. No, lui non mi dà niente, ok. Allora mi ripiglio questo. Una settimana pregna di mazzate, esatto. Per voi anche tu una settimana pregna di mazzate? Connettiti da pezzo di nerd. E ah, bello, sono nato ieri. Hop. E giustamente se facessi anche uno la vita non me la dà più. L'ho già presa. No, me la ridà. Mi mangiava sempre il pugile per fare gli shoryuken. C'è anche il pugile qua, non me lo ricordo. Non me lo ricordo.
Cerchiamolo allora. Ah, ma il fuoco è quello che piace più di tutti. Dove fai? Scendi? Bravo, stai lì. Bost? Lo fai? Oh! Boom! Let's go! Questa piattaforma qua... Non c'è niente. Perché dovresti mettere una piattaforma qua se non c'è nulla? La testa di Majin Buu. Comunque, figlio ribelli. Effettivamente potrei... Vabbè, adesso se l'abbiamo poi fatto da poco così, non mi va di farlo nell'immediato con la chitarra. Però potrebbe essere una... Vediamo poi come... più avanti. Vi dico, ad adesso l'idea è di provare a fare un gioco PlayStation, che è Adventure of Little Ralph, che i più attenti sapranno che ho già portato sul canale. Che è molto bello, che tra l'altro vi consiglio se non l'avete mai giocato. Non è neanche tanto lungo, mi sembra che roba di pochi minuti si conclude. E non è neanche tanto difficile giocato col pad, soprattutto con i save state come fa il sottoscritto. E vediamo. Doveva già tornare questa settimana, suoniamo con i videogame, ma poi ho optato per... Cos'è? Ma poi ho optato per una live normale. Che rallentamenti! Iappata! Questa è un'altra vita, ragazzi. Generata la meccanica di assorbimento di poteri dei nemici, la dovrò pure il potere del ghiaccio. Sì, è vero. È molto figa questa cosa qua. Per l'epoca è una cosa veramente figa. Bossino. No! Come faccio a uscire? Ah, exit stage, va bene che si può fare. Ah, là non posso andarci, secondo me. Questo è proprio il bossone, quindi. Dov'è? Qua. Ah, l'albero, ok. Ma io faccio così, gli faccio male. Ma scusate, ma povero albero, povero barbalbero, l'ho blastato malamente. Ciao Steve, easissimo. E ditemi GG, merde. Allora, andiamo. Madonna tecchina. Grazie Walter. Sono costernato, frastornato e molto... molto riconoscente. Oh, plot. Tra l'altro questi cocchi hanno una forma un po' ambigua, ma vabbè. Va bene. Allora, questo aumenta il cap dell'energia? O com'è? No. Forse mi fa recuperare poche stack di vita rispetto a la M, che mi fa recuperare tutto, forse. Il bottiglietto del latte, non me lo ricordo. Cioè, tra l'altro, praticamente io posso finire il gioco col Fire, perché è fortissimo. Cioè, avete visto quanto ci ho messo a far fuori il boss. Ci miniamo un po' stamattina o hai il match? Mamma mia. Vi siete presi veramente tanto bene. E questa cosa mi piace un sacco. E mi fa tremendamente incazzare invece il fatto a me che di non poter praticamente più migliorare e giocare, perché non riesco più a fare ranked, perché la mia amata connessione ha deciso di farmi continuare a prendere cartellini gialli a non finire, non me lo tolgono più, e quindi io posso giocare solo più con quelli che hanno la connessione a banane come la mia. Che poi la mia non è che vada poi proprio male, cioè nel senso si riesce a giocare, è molto pignolo sto gioco. E oppure con i rage quitter. Quindi mi ci va una vita prima di trovare un match. E alla fine o gioco in stanza con qualcuno, se no piuttosto sto al manichino, perché ci mette 20 minuti a trovare un match. E quindi per me anche no. La menata è che è controproducente, perché io non riesco più a migliorare, a fare dei match con la quale effettivamente io posso fare qualcosa. Ma st'ombrello, scusami, mi fa planare.
mi fa planare. Tra l'altro, guardate che bello che è, con le manine che intrattiene l'ombrello. Ui! Però io già plano volando, gonfiandomi, quindi non è che mi serve più che tanto. Meglio, magari minchia sono ti far capisco. Se recupero la notte vorrei essere sveglio. Vai tranquillo, vai tranquillo, vai tranquillo, Steve, picchiatevi quando avete tempo. Non fate l'amore, fate la guerra. Ah no, pensavo di poterci andare, qua invece è ancora chiuso. Ok, fa niente. Probabilmente devo prendere qualcosa, sbloccarlo in qualche modo. L'uovo. Egg catcher, press the button to make Kirby mouth open. Try to... Bello questo. Allora, devo mangiare uova e non le bombe. Ma mi posso muovere? Ah no, bomba morto. Una bomba morto, va bene. Sì, con select sputi fuori la stellina che hai attualmente in uso e puoi prendere le altre. Ma infatti adesso lo cambio l'ombrello, non mi garba. Non mi garba l'ombrellino. Questo cosa fa? Needle. Boh, ok. Ma poi hanno solo un attacco, vero? O anche l'attacco caricato. No, uguale. Ha solo un attacco, va bene. Questo cos'è? Fatemi un po' vedere. Ah boh, niente, la stellina del warp. Pardon! Non vorrei sbagliare, mi sembra che la porta con la stellina sopra sono tipo... Ah, sono i viaggi rapidi? Ah, ok. Ok. No, voglio il... Voglio la spada. Non l'abbiamo ancora presa. Cosa vuoi fare? Ma cosa vuoi fare? Mi dai qualcosa? Ah sì, io questa non me la ricordavo proprio. Ah! Non me la ricordavo proprio questa. La Will non me la ricordavo. Voglio prendere il botticino. Non me la ricordavo questa. No, stavo leggendo, fa niente. Adesso sei moderatore. Modero i termini. Allora, qui c'è di nuovo il bonus. Questo è che il catcher. Questa volta sappiamo che dobbiamo tenere premuto, eh. Non ho capito bene con che... Ah, i crediti me li dà normali. Allora, let's go. Lo prendo assolutamente al 100%. Presa molto bene. Guarda come è arrabbiato. Olè. Uno. E diamo di no di grosso. Tac. Molto bene. Mamma mia, 4 vite. Totale. Allora. No, aspetta, devo andare qua. Sai che non lo so, Walter, se siano in warp o che diamine sia ancora. Probabilmente hai ragione te. Io non me lo ricordo proprio. Bella la ruota. Buongiornino. Buongiornino. Come la va? Non riesco ad arrivarci lassù.
come stai? Tutto bene? Ti sei fiondato giù? Eh sì, sono son partito a cannone, sono andato giù dalla parte sbagliata. Però scusatemi, eh. Allora, quello... Non mi fa fare la spadata in su. Ah, frena. No, niente, va bene. Hai già contattato i Blanca, ottimo. Che sfiga. Una settimana, due Blanca nella stessa settimana. Che cancro che è quella scimmiaccia maledetta. Ieri ho giocato un po' con Cadro, ieri sera. Contando che non ha mai toccato il gioco, mi ha fatto molto male. Contando che, come dico, ha giocato pochissimo. Che cancro quel personaggio, mamma mia. Boom. Ah, devo prendere lo Spark, forse. Questo non mi dà niente, vero? Nothing, ok. Nothing, nothing. Tanto io perdo a prescindere. Mai dire Mike. Mai dire Mike, dicevano negli anni 90. Anzi, nei 2000. Basta fare i counter picks, secondo me Gail lo meno. Ma no, ma... Si riesce, eh. Si riesce. Però, Emma, ti dico... Ci sono certi Blanca che io... Ho avuto la sfortuna di giocare contro Lupo Irpino. Mamma mia, cioè... Che Blanca. Cioè... Non riesci a fare... Ah no, è vero, non devo mandarlo giù. Non devo ingoiare. Devo solo sparare. Oh! Ma io non ho capito chi è che devo hittare, onestamente. Quello lì? Ok. Che pelo! Oh! Ho paura. Oh! Oh! Ma gli sto facendo qualcosa? Ah no, forse basta che io me lo mangi. Ah, tutto un altro! Lo sapevo! Ingoiare i nemici! Cosa pensate? Mi ha tranquillato e prendo una barca in mezzo di botte tra il peggiore Steve. Tony è anche forte, eh. Tony è anche molto forte. Tony molto forte. No! Porco Giuda, non posso saltare dall'altra parte. E vieni qua. Vieni qua. Ok. Dai che è andato. Pensavi, eh? Piccolo Pinocchietto. Lo so Emma, lo so, me l'ha detto. Perché il signor lamentatore, lamentino, ieri alle tipo alle 10:30 mi ha detto: oggi sono a pranzo dalle tue zone, ci sei? Ho detto: la prossima volta dimmelo più tardi. Io ero in Liguria ieri e quindi ciao. Me l'ha detto. Me l'ha detto che oggi è il VIP a pranzo. Allora, bandiera sul ponte, vendola, bandiera splanca. Cos'è quello? Ah, posso prendere laser. Prendiamo laser sulla fiducia, solo perché non l'ho mai... Non mi ricordo cosa faccia. Ah, fa una doken, fa. Comunque Guile è un altro personaggio che se lo sai usare... Io odio da sempre Guile, nonostante sia un personaggio fighissimo e amo Guile per il suo design e tutto il resto. È un personaggio che quando ci gioco contro lo odio, e in Street Fighter 6 lo odio ancora di più per... semplici motivi. Uno è il suo gameplay, che praticamente ti porta comunque a spammare sta cazzo di roba di Sonic Boom e l'altro coso che gli resta attaccato. Il Sonic Boom, quello attaccato, che non so come si chiami. Due, perché comunque ha dei tool, così come anche, mi sembra, altri personaggi, forse Juri ce l'ha questa cosa qua.
tu praticamente gli salti in testa, lui mette l'input del del Sonic, no, del come si chiama il calcione che fa la spazzata, si gira in automatico. Se io, ad esempio, con Kimberly, dico di Kimberly perché uso lei, provo a fare una roba del genere col Tatsu, lei il Tatsu me lo fa in avanti e lo missa. Mentre invece Guile si gira in automatico. E è un casino quello, perché tu magari pensi di fare il cross up e ti prendi comunque lo stesso la hit. Perché Guile è Guile. Non ci provare. Sonic Boom! Sonic Boom! Guardate che bello che è. Sonic Boom! Sonic Boom! Guile detto tartaruga. No, per niente. Per niente. Il flash kick, ok, mi è venuto in mente. Magari l'avete anche scritto. No, non l'avete scritto. E poi Sonic Boom, così come c'era la Dunken, la Gatta Splugen e lo Oriuken, c'era il Lanek Fu. Era da noi il Sonic Boom, era l'Anek Fu. Anek Fu. Anek Fu. Beh, ma è totale Starm. Ah, finito, ne avevo tre. Percorsi creativi, grazie per il raid e benvenuti. Benvenuti ragazzi, ho sentito un Wii di RetroPie. Ho visto un Edronic, cioè Anek Fu me lo ricordo, vero Will? Poi ci sono le varie sfumature nelle varie zone sale giochi d'Italia, però Anek Fu lo era. Come state ragazzi? Me lo fate uno shoutino a Percorsi creativi, grazie. Cosa avete fatto di bello? Cosa avete fatto di bello? Ciao Edronic, come la va? Come la va? Sbircio sempre il tuo Instagram, eh? Tu non lo sai, ma io sono un guardone, sono un voyeur. Sono un voyeur. Grazie per lo shoutino. Come facevo però a passare, scusa? Cosa avete fatto di bello? Percorsi, cosa avete fatto di bello? Grazie per il raid, comunque. Non funziona il tuo comando. Veramente? Magari Twitch shout out. Ah, è partito, ok. Peppe che è lunedì anche per Peppe. È lunedì anche per Peppe, Walter, capiscilo. Portato arcade, ottimo, bene. Quindi vi farà piacere sapere che qui ormai da 4 anni a sta parte, ma penso che lo sappiate, si organizzano tornei arcade ogni ultimo venerdì del mese. E questo venerdì, visto che proprio casualmente è l'ultimo venerdì del mese, ci sfideremo con The Last Blade 2. E se volete partecipare, c'è ancora posto. Venite, buttatevi che è morbido. L'atterraggio. Le botte che prenderete da gli altri e che vi darete o che darete non saranno assolutamente morbide per nulla. Invece noi oggi questa mattina stiamo... No! Volevo prendere il fuoco, gli ho sparato. Stiamo giocando il primo Kirby, quello per NES. Un gioco che è una vita che non gioco. È un gioco che non gioco. Cosa c'è qua dentro? Arena. Proviamo. Vabbè, ma col beam, scusami, vinco facile. Io sto su. Gli sparo. Ah, mi ricarica l'energia, forse. Ok, ecco. È per guadagnare energia, ottimo. Ma io posso prenderlo, lui? No, è esploso. Niente. Vabbè, mi mancava una barretta di energia, ci sta. Abbiamo fatto ancora abbastanza bene. Tornei di prestigio, aggiungo. Bravo, Edronic, bravo. E magari a voi non interessa,
ho indetto anche un campionato annuale di Street Fighter 6 che è iniziato lunedì scorso e prosegue e ci stiamo divertendo un sacco. Aia, mi ha colpito la stellina. Torneo offline, campionato offline, è questo perché non volevo impegnare troppo la gente, giustamente tutte le settimane essere lì per un per dei match diventava abbastanza impegnativo dal lato mio, ma soprattutto dal lato vostro. Non mi va di seviziare le persone e quindi la ruota. Ah no, era un randomize quello, va bene. E quindi abbiamo deciso di farlo offline. Mi viene comunicato il risultato dei vari match. E sono invincibile! Dessertone, chi è che mi ha chiesto? Maestro, eccoli qua. E lui Dessertone, e lui Dessert, e lui Musashi, e lui OOO su Telegram, ed è lui Gabri qualcosa su Discord. Cioè, l'uomo con più nick al mondo. Sia stato maledetto da mezzo Discord, Dessertone. E quindi dicevo, solamente la top 16 sarà poi streamata sul mio canale in una serata dedicata a fine di campionato. Quando tutto finirà, quando tutta la baracca sarà finita, cos'è questo? Quando tutto sarà finito, ci sfideremo, cioè, i migliori 16 si sfideranno, in un torneo eliminazione, dico diretta nel senso che durerà una serata, però ci sarà molto probabilmente winner e loser, molto probabilmente. Quindi sarà il bracket a doppia eliminazione. E faremo probabilmente streamato il winner e il loser solamente... Final sicuro e forse semifinal. Vediamo un attimino come stiamo coi tempi. Comunque come fanno nei tornei age, nei tornei agiati e professionali. Ma che palle st'ombrellino. Basta, voglio la spada, voglio. Vieni qua. Più riuscire a vedere almeno come... Ma guarda, alla fine... Io ho un pochino fatto le... Guardando un pochino i partecipanti, mi sono già fatto un pochino un'idea. Stedici è difficile farsi l'idea di chi potrà essere, perché il campionato è lungo, i punti si possono fare perdere in una maniera veramente facile. E sono curioso anch'io di vedere. Io sicuramente non ci arriverò nei 16, ma poco mi interessa. Lo sapete che a me basta creare un circolo per il quale poi si riesce a giocare assieme ogni tanto. E per questo che ho rotto un pochino l'anima anche avete il gioco o non avete il gioco, perché sovente non si sa mai contro chi giocare. E io apprezzo molto di più giocare in stanza con gente che conosco e che so chi è, piuttosto che andare a giocare delle ranked dove mi trovo dei quittoni o gente completamente a caso. Ciao Oldings, come stai? Merda! Momenti muoio. Non voglio sto ombrello, basta. Io al massimo in stanza i gatti. Vabbè, hai detto niente. Come stai, caro? Questa settimana sono contro Yuza, contro favorito Pacione. No. Ma scusa, maestro mi ha detto che... Aspetta, guardiamo subito. Maestro mi ha detto che eri contro Yuza. Ho visto male io. No, è Yuza che ha scritto. Scusa, non maestro. Scusa, sono io che sono rincoglionito. È Yuza che ha chiesto notizie di te su Discord. Abbi pazienza tu, abbi pazienza maestro, che l'ho confuso. Ho detto una castroneria io. È proprio Yuza che mi ha chiesto. Warp Star Station. Another stage of the star with the... No, non voglio. Ah, visto che aveva ragione Walter. L'aveva ragione. Per non tornare tutto indietro, ti warpizza. Vabbè, ma Walter ha sempre ragione. Di cosa stiamo parlando? Allora, questa disegna. Cosa disegna? Blu. Aia. Devo mangiarmi la roba che disegna, credo. A vedere così. Sopra.
No, perché? Ah, ho respirato troppo presto per quello. Effettivamente quando disegni le armi potrai vedere, a seconda di che arma è, di... cazzo, di mangiarla invece che di sputargliela, eh. Non ce la faccio mica con una vita. Cos'è quello? Poco male. Macchinina. Andata via. Cosino. Bene. Su. Suino bello. Come stai? E come faccio a spararle che non posso volare quando sono con la bocca piena? Come stai? Su, scusami, sono... sono in difficoltà. Ho solo più un'attacca di vita e non voglio morire. O io o lei. Mi sa lei. Allora, rimaniamo qua. Aspettiamo. Ah, però posso fare cose con questo. Cosa faccio? Oh! Che culo! Che culo! Che culo! Non te lo dico. Io me la cavo, tornando dal dentista per un dente rotto. Ah! Dentista, l'unica cosa che adoro dal dentista, chiamatemi masochista, quello che volete, è la detartrasi. Io adoro, mi addormento a farmi fare la detartrasi. Faccio una volta all'anno, subito andavo una volta ogni 6 mesi. Poi la tizia mi fa, la mia dentista, che è bravissima, mi fa, ma guarda che di solito dicono vieni di più, perché ti spillano più soldi. Mi ha detto, guarda che tu non hai bisogno di due detartrasi all'anno, te ne basta una. E io ero molto dispiaciuto, perché io mi rilasso tantissimo. A parte il fatto che è una bellissima figliuola, quindi ci vado molto volentieri. Ed è bravissima. Poi però mi rilasso proprio. È quel dolore che mi piace. Sono un po' masochista, l'ho detto. Pum. Allora, qua c'è i ghiacciolini. Ah no, questo è quello delle pietre. Che posso, teoricamente... voglio provarla, non mi ricordo. Posso saltare in testa la roba? Ok, perfetto. Quante armi ha? Tantissime. Boom! Ma no, come? Ma dai, ma che pacco! Ma perché? Perché mi ha fatto questa roba? Mi ha fatto questo gestaccio che con la stone non gli ho fatto nulla. Tirami la nota, allora. Ok. Non avevo motivo che... non avevo dubbi che il motivo fosse per la figliuola. Peppe. Che bello l'ultimo che tira giù il microfono, è molto sentito. Sembra che... sembra gallo. Sembra che faccia il gallo. Ok, due. Come c'entro lì? Non è che magari mi serve... magari con la stone mi serviva quella roba lì e riuscivo a entrare. Vabbè, chi se ne frega, vabbè. Beam. Due laser. Due cose diverse, laser e beam, effettivamente. E... bloppete! Una vita. Qua è uno. No, non è uno. Penso, vediamo se cogli questa. Ma qua ci vorrebbe... racconta la giusta. Non ho colto. Perso mezza barra, esatto. Allora, questa è la bandiera. Quella è la bandiera, no? Quindi l'ho già fatta. Però c'è la stellina che si illumina. Cosa vuol dire? Boh, non lo so. Fuoco. Io voglio fuoco. Voglio fuoco. Mi piace troppo. Complimenti. Fuoco è il migliore. Fuoco cammina con me. Pum. E va, va. Fan bagno. Ok.
Fammi del male. Ah, gli Squallor. Non me la ricordo, sai quella, Peppe? Non me la ricordo. Prendiamolo, va. Laser. Laser beam. Laser gun. Come in Metal Slug. Laser gun. Ehi, dove vai? Bella. Spada la voglio. Spada la voglio. Ucciso. Allora, questo non passa attraverso. Dovevo mangiarmelo, così magari riuscivo a passare di là. Ma fa niente, perché tanto sono nato così e non ci posso fare nulla. Lui spara qualcosa? No. Aia. Piripiripipipipipipi. Vai, 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 vai. Passo sotto. Vai, vai. Ore. Fuoco cammina con me. Fuoco cammina con me, ne sa. Twin Peaks. Dun dun. Dun dun. Ding. No! Ah! Non l'ho preso. Come si facevano a prendere quelle cose? Cosa mi tiri tu? Ah! Mamma mia, ho fatto una mossa di wrestling. Ah, ok, mi tira questi. No, voglio mangiarla! Perché? Perché non mi ha fatto mangiare? Tiè, non gli faccio niente così. Hop! Hop! Liscio. Voli anche. Non ci provare. Non ci provare. Vabbè, o io o lui. O io o lui. E non sarò io. Sarà lui. O Giuda, sono io. Ciao Maze, sei pronto per venerdì? Sei caldo? Sei caldo per venerdì? Ah, il ghiaccio forse? Il ghiaccio è potentissimo. E basta! Oggi si gioca roba di fino, hai visto? Il buon Kirbetto. Pluff! Il buon Kirbetto, eh? Ghiaccio cammina con me. No, sì, perché si scivola. Olè! Guardalo lì! Guardalo lì! Che adesso facendo il promo. Volo in pausa caffè, vamo spezzone. Ragazzi, per chi si fosse connesso solamente adesso, che ho visto anche delle facce nuove, ho visto delle facce nuove, no, non è vero, facce che non vedevo da un po' di tempo, allora io voglio ricordare che abbiamo indetto anche il campionato di Street Fighter 6, e col campionato il vincitore, guardate cosa vincerà, guardate cosa vincerà, guardate cosa vincerà, la numero 1, la, e dico la, articolo maiuscolo, stampatello, scusate, Shadow Boxes di Street Fighter 6, creato dal nostro Briefcade, punto esclamativo Briefcade, per le Shadow Boxes più belle del mondo, delle quali qua dietro ne vedete 4 esemplari. Vi ho convinti? No? Andate a vedere punto esclamativo Briefcade, perché per un regalo per voi, un regalo, Natale si avvicina, i compleanni sono sempre all'ordine del giorno, è un regalo molto gradito. Non solo quelle che vedete, potete anche chiedere anche roba a richiesta. Chiedere roba a richiesta. Complimenti, pezzo, bravo. Bella dialettica. Mi dice che dovrebbe mettere in sovraimpressione i video? In che senso? In che senso, Emma? Poste per me. In settimana ti arriva.
in settimana mi arriva, potrebbe anche già essere che venerdì, nella seconda analisi del campionato di Street Fighter, potreste vederla qua tra le mie mani, tra l'altro. Grazie Brief, andate veramente a vederlo, supportarlo, perché sono dei lavori che in foto rendono, sono belli, ma quando li avete qua e vedete la tridimensionalità, le proporzioni, le sono fantastici. Ciao Brief, grazie ancora, grazie della sub. Hai messo il video sopra la scena? No, aspetta, aspetta, devo capire cosa mi stai chiedendo. Scusa un attimo. Allora, ho messo il video... Mamma mia! Pi! Sta zitto un attimo. Il video? Così? E ho messo la fonte multimediale. Ho semplicemente fatto fonte multimediale, ho messo un video. Ma come hai fatto anche, penso, per il pre-roll, come per qualsiasi video, come anche il trailer, come il video dei tornei. Come la richiami? Questa qua l'ho chiamata fonte multimediale. Semplicemente. Ah, ma tu dici... A te cambia scena. Ci sentiamo poi in privato, Emma. Non riesco a capire. Ci sentiamo poi in privato. Sì, 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 nella scena. Sì, 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 certo, certo. Praticamente fai... ci sentiamo poi, se non hai capito. Ci sentiamo. Ho capito adesso cosa... Scusami, non avevo inteso cosa intendessi. Non avevo inteso cosa intendessi, adesso ho capito. Se... credo che forse hai capito, ma se non hai capito, ci sentiamo e ti capirò. Ti farò capire. Ma figurati, ci mancherebbe. Io ho semplicemente messo la fonte multimediale nella mia scena. Però volendo, tu puoi fare una scena con tipo il tuo trailer a fonte multimediale. E poi fai direttamente dalla scena attiva importa scena. Così non ti va a finire, non ti cambia scena. Ok? Se no, semplicemente metti il video. Io tipo in questa scena qua di gioco, scusami, nella scena di chatting, ho direttamente caricato sopra il trailer. Non ho fatto una scena apposta per il trailer. Se era quello il... che stavi chiedendo. Momosodas, grazie per il follow e benvenuto, grazie mille. Domo arigato gozaimasu. Buongiorno, brav. Uso lo schwa, che hai scritto, brav. Grazie. Dici come hai avuto la sfortuna tragica di capitare in questo canale, per cortesia. Grazie l'info, ci mancherebbe, ma quando vuoi. Se vuoi qualcosa, basta che non siano soldi. Se hai bisogno di qualche chiarimento per quelle due cose che so, molto volentieri. Condivido sempre volentieri. Ciao Cepsi, come stai? Allora, let's go. Andiamo. Float. Gnam. Comunque, Momosdas, io mi presento un attimino. Sono Pezzi Nero, sul canale porto principale in retro game console, come in questo caso, ma arcade come tantissimi altri casi, come ad esempio venerdì sera, dove torna il campionato in Nerd, sala giochi di Pezzo, che apre una volta ogni mese, ogni ultimo venerdì del mese, dove ci sfidiamo, come nelle vecchie sale giochi, sempre con giochi arcade diversi, in maniera competitiva, ma bonaria, e tutti in amicizia. Qualora anche te piacessero i giochi arcade, il retro game, volessi provare a cimentarti nei fantomatici tornei che ormai da 4 anni a questa parte hanno intasato e stravaccato le balle a mezza Twitch Italia, sei il benvenuto. Punto esclamativo social per il social col quale puoi anche tu avere la possibilità di partecipare e avere informazioni su come fare per giocare con noi. Grazie ancora per il follow e buon proseguimento, buona visione. E se ci vuoi raccontare qualcosa di te, mi fai un piacere, perché vogliamo sempre capire ai nuovi arrivati da dove dove arrivate, cosa fate, chi siete, ma soprattutto dove volete arrivare. Plot? Secondo me devo andare qua, ma qui potrebbe esserci una vita o qualcosa del genere, andiamo qua. E invece oggi stiamo giocando Kirby, un gioco che è un po' che non gioco. E allora mi andava. Perché sì, perché Kirby è sempre bello. Il primo Kirby per Nesco e il NES che avete visto poc'anzi, là, sulla mia mensola. Sulla mensola. Ma questo è un gioco per bambini. Questo è un gioco.
gioco può essere per bambini se giocato per bambini, può essere per adulti se un gioco è giocato per adulti. Un gioco è un gioco. Benvenuto anche a te, Ashu. Benvenuto anche a te. Di per sé la parola gioco è stata creata per bambini. Il giuoco del calcio. Il giuoco del calcio è pur sempre un giuoco. Cos'è quella roba lì? Ah no, è l'uccello, non mi piace. L'uccello non mi piace perché salta in dritto e quindi il giuoco, esatto. Warpino. E poi noi tanto qua siamo eterni bambini. Come è deducibile dal cappello maranzano che è in testa. Maranzifero, anzi, maranzano è un'altra cosa. Cappello maranzifero. Let's go. Allora, questo cosa fa? Avete utilizzato la Madonna Tacchina, penso, a dovere. Hop! No, questo lo devo magnà. Ok. Via. Olè. Vita! Vita, ho detto! Vai! Energia! Olè! Non c'entra un cazzo con Kirby, lo prendi nuovo Super Mario, sembra veramente una figata. Sembra veramente una figata e sembra tornato a quello che dovrebbe essere Super Mario. E poi, detto questo, ho apprezzato anche quelli in 3D, nonostante sappiate molto bene che io i giochi, soprattutto i platform 3D, li aborro. Però ho apprezzato anche molto i Mario in 3D, alcuni, altri no, ma alcuni sì. E lo prenderò sicuramente. Come al solito, come sapete, aspetterò di trovarlo usato a un prezzo umano, perché io ormai i giochi a 60, 70, 80 euro non li compro manco sotto tortura. Però sì, sono molto interessato, lo prenderò sicuro. E vedere, vedrò un prezzo tutto solo, Petnality. Ah, dobbiamo... Mamma mia, attenzione! Mamma mia, sono costante sui 14, ragazzi. Pacca puttana. Ma sei cazzo sto giro. Anche perché Mario Wonder lo troveremo anche tra 20... mi sa anche a me. Però vi assicuro che se avete pazienza trovate, trovate delle belle offerte. Io ho trovato a 20 euro giochi che adesso... Che poco dopo l'uscita. Perché magari tanta gente compra il gioco non sapendo cos'è e poi lo rivende. Gente che magari non ha bisogno di soldi. Quindi vi dico, è fattibile la cosa. È fattibile. Io ho sempre fatto così e adesso ho ancora due giochi che devo recuperare. Uno, vabbè, l'ultimo Zelda, il Tears of the Kingdom, e l'altro è Bayonetta 3. Perché sono fan del brand e quindi Bayonetta 3, nonostante ho letto bene e ho letto male, lo voglio prendere. E prima o poi ce la farò. Tanto non ho fretta, un backlog assurdo. Cioè, sono a 130 ore di Xenoblade 3, quindi non ho assolutamente nessuna fretta. E poi ho tantissimi anche indie da dover continuare su Switch, quindi roba da giocare ne ho veramente tanta. Aia. Ah, questo è quello che mi tira le noci di cocco dal dubbio design. Kirby leggero può rimbalzare. Ciao Vince, come stai? Come la va? E anche Vince, come altri ragazzi che avete visto e sono ancora tuttora in chat, partecipa al campionato di Street Fighter annuale di Street Fighter 6. Stai, Vinci, no?
Ciao, Momosudas! Ah, quindi vi conoscete, molto bene, vi conoscete. Boom. Molto bene, mi fa molto piacere. Hammer! Vi cerco di prendere voi per supportare i dev all'interno di un conto. No, ma tendenzialmente anche a me piace supportare i dev. Però, cacchio, 70 euro? 70 banane sono 70 banane. Nuovi, più che altro, poi c'è chi può permettersi e chi no. Io sono tra i chi no. Ho troppi pargoli da mantenere per potermi permettere il lusso di comprarmi dei giochi nuovi. Anche amico di Narp, ok. Ok, bene, bene, bene. Le posso dire una cosa? Se devi supportare i dev, vale con gli indici. Sì, sì. Questa cosa è anche vera. Questa cosa che dice Tangro è anche molto vera. È anche molto vera. Concordo. Grazie per lo shout a Tangro. Olè. Come stai, Vince? Tutto bene? Bidone. Ah, com'è stato quello? Non me l'aspettavo. Ma lì è un tubo, tipo quello di Super Mario? Perché non mi ricordo più niente? No, non è nulla. Non mi ricordo più niente di questo gioco. Beh, mi freghi una volta, non mi freghi due. C'è la porta. Là c'è energia, però c'è anche il ghiaccio. Ah no, quello è il fuoco. Sì, voglio il fuoco. Voglio questo, voglio il fuoco dentro. Ok. Allora, aspettiamo di salire. Scendiamo e... Frrt! Preso. La ranopla. Allora, io qua adesso posso passare qui, far così e passare qui. Ciao Atkat, scusami, non ti avevo mica visto. Te l'ho riposto pezzo. Bellissimo Bayonetta. Ah, bellissimo Bayonetta 3. Allora, io ho adorato il primo alla follia. Il secondo, tutti dicono che sia più bello del primo. A me continua a piacere di più il primo. Tra l'altro, il secondo l'ho comprato su Switch. Ah, di nuovo quelli che vi dicevo. 15 euro col codice da riscattare ancora di Bayonetta 1 che non ho riscattato. Lo tengo lì, tanto ce l'ho su PS3. Quindi ho giocato su PS3. E il 3 sono curioso di giocarlo. Sono molto curioso. Molto curioso di giocarlo. A 35 euro ho preso Breath of the Wild e 25 Mario Odyssey. Esatto, basta avere, non avere fretta. Tanto io non sono di quelli che schiumano per giocare al day one. L'unico gioco in vita mia che ho preso al day one è un gioco che non me ne fregava un cazzo, che è Street Fighter 6, che adesso poi ci ho perso la testa, però lasciamo perdere. L'unico gioco in vita mia credo aver preso al day one. Basta, mai più. Facendo abbastanza schifetto, ma non è vero, Vince. Ne hai vinta una, hai strappato un turno a un round a Meluz. E Dio solo sa quanto Meluz sia tosto. Dio solo sa, e io, perché mi sono fatto tutto il training con Meluz. Come stai, Atcattino? Allora, ma infatti benissimo, tra l'altro li prendi usati, non piratati. No, esatto, esatto, esattamente. Invece Mario RPG lo comprerai, ho giocato quello per Nintendo 64. Per quello per Super Nintendo, intendi? Sì, l'avevo giocato. Tra l'altro, se non l'avete mai giocato, potete recuperarlo pure in italiano, perché c'è stata, hanno finalmente finito la traduzione di Super Mario RPG in italiano. Tra l'altro, a cui ha partecipato il buon Ombra di Sadness City. Chi è vecchietto come me si ricorda di Sadness City per varie traduzioni amatoriali, quali Chrono Cross, Final Fantasy VII e tantissimi altri giochi. E il buon Ombra, tra l'altro, è stato anche ospite di questo canale in una live dove ha appunto parlato di traduzioni. L'unica e credo ultima intervista che ho mai fatto in questo, su questo canale. Indie veri, non quelli finti da 300k di budget. Anche. Ho preso Zelda.
un po' sono pentito. Sì, comunque sicuramente hanno cercato di... è un sequel. Forse è la prima volta che Zelda fa un sequel. Beh, la prima volta forse no, però è proprio un sequel, quindi ci sta che abbia le stesse meccaniche un pochino rinvigorite, un po' rimodernate. Io non lo so perché non l'ho giocato, quindi... Cercate di disintoscarmi dal live dei Day One. No, io non ce la faccio invece, non mi piglio tanto dei Day One. Se lo puoi comprare un bel famoso che puoi vedere se il gioco di sé è una cosa. Nel caso di Mario, vabbè, che andrà sempre avanti, però sempre vorrei PGP per Mario, non può morire se tu vuoi tocca. Sì, però ti dico, io sono curioso, da fan dei Japan RPG, quale sono io, e avendo giocato in tenera età, ma non ricordandomi una fava, di Super Mario RPG, sono curioso, credo che anche quello lo prenderò, però sempre Nintendo e soprattutto i brand di Mario e Zelda, trovarli poi usati di avere una botta di culo. Però sia il nuovo Super Mario che Mario RPG mi interessano assai. Prendo il Day One solo se ci gioco subito. Sì, infatti, il senso è proprio quello. Cioè, comprare un gioco al Day One, come fare io, e poi come fare io nel senso che lo comprerei e poi lo giocherei dopo 6 mesi, non ha tempo. A sto punto aspetto e lo pago pure meno. Sostengo tutto quello che devo sostenere, ho il gioco originale e almeno lo gioco poi. E Rapture è Davo, Vince. 23 benissimo, vedete i mini tecnici, peccato. Ogni cammino ha lasciato platino lunghi. Eh sì, purtroppo sì. Il povero Hideki. Grande Hideki, povero. Penso proprio no. Paper Mario portale mio. Sai che io non ho mai giocato? Non ho mai giocato Paper Mario. Ok, gli darò una chance allora. Ma quello che è uscito per Switch, non conosco più il brand di Paper Mario, cioè non lo conosco. Quello uscito per Switch è una remastered, un remake o è un gioco nuovo di Paper Mario, cioè una serie Paper Mario, perché ho visto che c'è anche il 2, mi sembra. Riconosco i miei limiti di conoscenza. Ehi, non ci provare. Ehi, non ci provare. Povero no, nemmeno caro, visto il caratterino. Vabbè, ma per me sono sempre cari. Quando fanno le cose che mi garbano, sono sempre cari. Ehi, tu? Aia. Ma questa se la magno? Mi servisse poi proprio la luce. Ah, per trovare la porta. Ok, se no non l'avrei trovata, giusto. Allora, l'uccello non mi piace. Però in questo stage, a scrolling verticale, potrebbe essere utile. Perché io faccio hop e colpisco da sotto. Qui l'uccello è utile. Hop. Boom! Però sempre un bel remake 2D di Zelda Link to the Past. Secondo me, avendo la possibilità di portartele su console come Switch con l'emulatore ufficiale di Nintendo, NES e SNES, è difficile, secondo me, che facciano una roba in 2D di quel gioco, perché... Ah, questa è quella del Warp, non mi interessa. Perché sarebbe, secondo me, un po' una... Come te la spiego, sta cosa, secondo me? I remake li fanno sia per i nostalgici, anche se la parola nostalgia mi fa veramente cagare a spruzzo, però sia per cercare di avvicinare gente nuova ai vari brand. E secondo me non siamo nell'epoca storica in cui la gente la riesce, soprattutto i nuovi giocatori, li riesce ad avvicinare con... Ah, l'uno è solo, ok. Li riesce ad avvicinare con un gioco... con meccaniche comunque, se vuoi, un pochino vecchiette. E anche dal design un pochino vecchietto. Fermo restando che a Link to the Past, secondo me, è Dio. È Dio a livello di saga di Zelda. Dai. Il boomerang.
Io non ho capito mica se quel sole là mi colpisce. Secondo me sì. Mi colpisce. Sì. Sì. Di Link Awakening l'hanno fatto e secondo me hanno fatto un... Scusami, non l'ho giocato. Però per quel che ho visto, per me hanno fatto una mezza porcata. Ripeto, parlo da... Non bisognerebbe dare giudizi su roba che non hai giocato. Però secondo me hanno fatto una porcata, perché visivamente non mi piace per nulla. Non so come meccaniche, se sia rimaste invariate o come, però ti dico... Secondo me hanno fatto una porcata con quel gioco. Non mi è proprio piaciuto. A pelle, ripeto, non l'ho giocato. E ho fatto una cosa terribile a darvi un'impressione mia di un gioco che non ho giocato, soprattutto un'impressione negativa. Però, l'ho detto. So, non si fa, l'ho fatto. Ma è ancora vivo? Io pensavo che fosse morto. Ho mollato il tasto per leggere la chat. Ok, andati. Sì, la gente si lamenta la grafica in pixel art e mi fa piangere perché la grafica in pixel... La grafica in... Poi, vabbè, io non so tu che anni... quanti anni abbia, Momodas, però... ci sta anche... Allora, a parte che la grafica in pixel è bellissima... E su questo secondo me non ci piove. Come avete visto anche la settimana scorsa che ho portato Panzer Bandit, scusatemi, Panzer Paladin, quanto era bello, anche gli intramezzi pixellosi in stile anime. Cioè si riescono a fare delle cose bellissime. Però capisco anche gente giovane che fatichi un pochino a digerirla. Cioè non tutti la digeriscono perché non tutti sono abituati a vederla. Diciamo che sostanzialmente noi diciamo che è una cosa figa e la cosa più bella del mondo perché ci siamo cresciuti con quello. E inevitabilmente il fattore nostalgia, pur io odiando quel termine, gioca un ruolo fondamentale. Però anche il mercato ha dato ragione a questa cosa, perché quanti titoli sono usciti, anche nuovi e anche indie, sono usciti in pixel art, nonostante indie non in pixel art e in poligoni, grafica stratosferica, continuino a uscire. Però quanti ne sono usciti e quanti hanno avuto successo in pixel art? Poi c'è anche da dire che ci sono generi più propensi alla pixel art rispetto ad altri. Però... Però sì. Io volevo prendere quello per vedere cosa mi desse. UFO, cosa mi dà UFO? Ah, avete visto che c'è la parte un pochino... Che c'è la parte... tipo shoot 'em up. Vorrei dell'energia io, se fosse possibile. Adesso vi leggo, ragazzi. Avrei solo voluto un po' di energia. Girati. Perché se sparo normale... Ah, se tengo premuto anche fa questa roba qua. Figa, non l'avevo vista. Quanto stai pensando... Purtroppo, o per fortuna, il primo esempio che ti viene in mente quando pensi a indie game e mega pixel art super figa... È inevitabile che comunque ti venga in mente il rimando a The Messenger. Ma per forza, perché... Non credo sia stato il primo esempio. Però. Perché si è addormentato? Perché ho preso quello che dorme. Non credo sia stato il primo esempio. Ma sicuramente è stato uno dei primi. Ed è stato. Una figata. È stata veramente una figata. Allora, Sea of Stars conta, ma non lo posso giocare perché è in inglese. E io ho fatto voto, nonostante mi abbiate detto che comunque è corto. 20-25 ore, ho fatto voto di non giocare mai più un Japan RPG non tradotto nella nostra lingua. Che ne so, mentre i moderni run and gun sfruttano meccaniche vecchie, però hanno avuto successo pure tra i più giovani. Sì, esatto, però più che secondo me per la loro
veste grafica, veste visiva, per la loro immediatezza e per il loro gameplay. Perché tu guarda, fai giocare... Te la butto lì, facciamo il paragone. Fai giocare un Suikoden 2 a un ragazzo adesso di 12-13 anni e fai giocare un Metal Slug. Sono due giochi in pixel art, sono giochi completamente diversi e sono due giochi che uno, molto probabilmente, a meno che non sia fan e non sia coriaceo nella sua scelta, nella sua imposizione, uno viene droppato e uno verrà inevitabilmente amato e spolpato. È tutto un concorso, secondo me, di cose, un incastro di cose. 34 anni, ok, quindi 34 anni ci stai, sei come no. Ciao Edronic, scusami, non l'ho visto, spero che tu ci sia ancora. Ciao Edro, abbi pazienza. Andate a vedere l'Instagram di Edronic, perché non l'ho più visto live qui su Twitch, ma andate a vedere l'Instagram di Edronic, perché è veramente una figata. Ciao Twinkle, come la va? Origami King, ok, ok, ho capito, Nostalgia, nostalgia canale. Esiste una nostalgia positiva e una nostalgia abbastanza tossichella. Come tutto ciò che era in passato, poi tutto bello. Non c'è mai bisogno di qualcosa del genere, siete più esperti nell'area videoludica? No, io sono assolutamente, non mi ritengo un esperto. Io sono un amatore. Sono un giocatore. Ok, l'ho sempre detto dall'inizio. Io sono un giocatore, non sono un critico, non sono un giornalista e non sono un recensore, non sono uno che può esprimere giudizi se non prettamente personali. Quindi non mi dare dell'esperto perché non lo sono, ci capisco poco niente. A proposito di RPG in italiano, Reposto, quello che ha annunciato l'ultimo Direct è... Ah, ok, ok, ho capito l'Arkham, perfetto. Ciao Alex, come stai? Ben ritrovato. Vero, ma non è la grafica che sta discriminante, ma il gameplay, precisione di controlli e trama. Sì, poi ci sta anche tanto quello, cioè... Soprattutto lato Metroidvania, visto che li abbiamo citati. Ci sono Metroidvania dove hai una precisione di comandi millimetrica e Metroidvania dove hai una precisione di comandi che ti fa odiare assolutamente il gioco. A volte anche per scelta, perché ricordiamoci che tante volte alcuni giochi sono difficili per scelta del game design e degli sviluppatori. Ti fanno dei controlli che ti fanno tirare tante di quelle amenità perché... Per far dire questo gioco è difficile, questo gioco non è difficile, questo gioco è longevo, questo gioco non è longevo. Sono discorsi un pochino da fare, da affrontare, secondo me, gioco per gioco. Cioè non si può fare di tutta l'erba un fascio, credo. Credo, ne sono convinto. Ma io sono arrivato da lì? No. Sostanza energia. Tutto bene, Alex, tutto bene. No, non so niente di giochi, io so proprio poco. Ne ho giocati tanti, sì. Dall'alto dei miei 70 anni. Però poter dare valutazioni oggettive, non soggettive, no, non me la sentirei mai. Non posso avere questa presunzione. Nostalgia comfort zone, male, dovete l'abuso. Sì, esatto, esatto. Ma che poi la nostalgia su determinati campi è bella, come dicevate prima, come diceva Tancro, come diceva Vince. Sotto certi punti di vista, alcuni tipi di nostalgia sono pure belli. Ma non tutte. Soprattutto quando è comoda. E quando viene utilizzata per scopi poco nobili. Come il bite. Il bite. Vero, questa è l'idea di vecchio mio, sempre una volta ricordiamo i giochi brutti, sono sempre stati... Esatto. Ma perché poi ci sono sempre le fasi estremiste che non vanno bene. Ci sono quelli che dicono, cazzo, i giochi belli erano solo quelli di una volta. Non è vero. Cioè io faccio retro game, faccio anche indie, gioco di tutto, perché ritengo che siano giochi belli a tuttora. Cioè non è che i giochi belli erano quelli di una volta. I giochi difficili erano quelli di una volta. Come ad esempio adesso, girato dall'altra parte, Dark Souls e Dio, più difficile di Dark Souls non c'è niente. No, ci sono cose e cose, c'è gente più abile in determinate cose, gente più abile in determinate altre. Non è che se fai un gioco dove una persona ti tocca e muori vuol dire che è un gioco difficile.
No. Vuol dire che è un gioco probabilmente per una determinata fascia di giocatori. Va bene, Redos vuol dire che sei un maestro, ne hai giocati un disastro, sì. Quello sì. Però, ripeto, non ho le competenze per poter dare un... Non so come dirvi, cioè non sono... Vi butto il primo che mi viene in mente. Non sono un gualone che lui, facendolo comunque di lavoro, può avere uno spettro molto più ampio per quanto riguarda anche varie cose. Lui, conoscendo il mondo dei videogiochi dall'interno, può sapere tante cose in più rispetto al sottoscritto. Io posso dare di un valore veramente soggettivo di quel che gioco e quel che vedo. E quel che ho giocato, soprattutto. Però grazie, vi sono veramente... grato per la fiducia accordatami. Molte grazie. Sono molti giochi vecchi che solo conoscono un grandissimo valore culturale, ma devono pronunciare piacere. Bravo, esatto. Tipo io, adesso... Qual è un gioco che mi faccio sempre odiare dire che un gioco... Allora, c'è un gioco che io uso sempre, adesso non mi verrà mai in mente. Però c'è un gioco che io uso sempre come metro di paragone per dire: non mi volete male, ma a me quel gioco fa cagare. E tutti mi dicono: no, non è possibile, non può non piacere quel gioco. Ognuno ha i suoi gusti. Ognuno ha i suoi gusti. C'è poco. Non è che deve piacerti per forza. Non è che se un gioco all'unanimità o dalla stampa, la critica o chi per essa ha dato 10, vuol dire che deve per forza piacere a tutti. Non funziona così. Due dovevi darmene di sti cessi di cosi, vero? Due, non potevate darmene solo uno. Mandatemi sta bomba, va. Scusate un attimo, mi concentro un secondo, che sennò poi qua mi perdo. Ok, già che se mangio più roba faccio più male. Vai via, vai via. Vai a sgambettare da un'altra parte. Bravo. È tutto lì. No, Hollow Knight no, mi piace tanto. Hollow Knight mi è piaciuto un sacco. C'è anche il babacetto qua, tra l'altro. Dov'è? Qua. Guardate che bello. E no, Hollow Knight mi è piaciuto tanto. Cioè... quello posso dire che oggettivamente, cioè non si può dire che sia un brutto gioco. Cioè, può piacere o non piacere, ma non si può dire che non sia un gioco della Madonna, Hollow Knight. Quick Draw, ok. Spesso viene visto come mezzo di paragone i giochi moderni o come paragone era noto. Eh sì, esatto, sono proprio... Aspettate, dopo vi recupero la chat, eh. Vediamo se riusciamo a battere il pinguino. Mazza! Ah, sono lento. Devo mettermi così. C'ho anche il grilletto sul joypad. Questo lo devo concentrare. Mi schiacciato troppo presto. Di nuovo 11 mi ha fatto. 11 è poco, eh. 11 è poco, devi essere veramente reattivo. Va bene. Undertale, no. Ciao, tanto cuore. No, Undertale non l'ho giocato. Non posso esprimere, non ho giocato. Però lo sto vedendo giocato da Davo, da Rapture. E tra l'altro fatemi uno shoutino anche a Rapture. 12.02. E bello, mi sembra molto interessante. Ciao, Scarfello, come stai? Ragazzi, lo sapete, eh? Mod, sapete che io vi pago per quello, sapete? Vi pago e profumatamente per fare il vostro lavoro. Come stai, Scarfino? Tutto bene? Laser Sweet Larry 7? No, è proprio un gioco assurdo che adesso non mi viene proprio in mente. È un gioco assurdo che proprio... piace a tutti, a me non piace. E voglio, sentite, non mi viene in mente adesso. Se, quando poi mi verrà in mente vi dirò: vi ricordate quella volta che vi dicevo di quel gioco che... è quello lì, perché mi verrà in mente prima o poi. Ma quelle eliche lì mi fanno male. Ah no, non mi fanno male. Pensavo mi tritassero, invece non mi fanno assolutamente niente. Come stai, Scarpo? Tutto bene? Hai finito le vacanze? Puzzone maledetto. Che adesso tutti che vanno in vacanza. Willy è in vacanza, Scarfino era in vacanza, mia mamma è in vacanza. E l'unico stronzo che lavora... è comica questa cosa, perché l'unico stronzo che lavora e io poi sto giocando ai videogiochi. Però io sono semplicemente di riposo oggi, ok? Non sono in ferie. Qua c'è una porta. Plif! Gnac. Ok. E quindi devo cercare un'altra porta.
Primo giorno di lavoro dopo le ferie. Ok, bene, te lo meriti. No! Te lo meriti. Bentornato tra di noi. Dove sarà sta porta? Sarà là sotto? Secondo me è là sotto. Ah, qui ce n'è un'altra. Aiuto! Ma son pronto! Per volare contro vento. Ve lo ricordo questa canzone di Timoria, bellissima. Senza vento di Timoria è una delle canzoni italiane più belle che mi ricordo. Ah! E son qui, non c'è niente. Ah! Strade fa. Vivo e non credo in niente. Credo in niente. Quando c'era un Francesco Renga ai fasti. Dark Souls o Skyrim? Ho giocato solo Skyrim, perché Dark Souls non ne ho mai giocati. Quindi non posso essere non posso essere di aiuto a questa domanda. Non posso essere di risposta a questa domanda. Skyrim l'ho giocato, ma i giochi di ruolo occidentali non sono tra il mio genere preferito. Quindi l'ho giocato, l'ho finito, l'ho platinato, quello che vuoi. Mi è piaciuto, ma onestamente non è un mondo che mi attira più di tanto. Così come anche, ecco, mi è venuto in mente Diablo, Baldur's Gate e tutti questi giochi così, e giochi di ruolo occidentali, non mi piace. Scatenatevi. Non sono proprio nelle mie corde. Io sono giapponese. Punto esclamativo giapponese, tra l'altro, se volete. E quindi, e Dark Souls, l'unico Soul che io abbia mai giocato è Bloodborne, che però mi è piaciuto tantissimo. L'unica cosa è che ho paura di riprendere i Dark Souls per bruciarmi quello che mi è piaciuto di Bloodborne, perché ho paura che siano un pochino legnosetti rispetto a Bloodborne. Non lo so, non ho l'ispirazione per giocarli. Non ho proprio l'ispirazione per giocarli. Quanto invece potrebbe interessarmi un gioco come può essere Sekiro, invece. Anch'io, Vince, anch'io sono di nipponico, ma proprio non li capisco, come anche i tattici e come anche gli strategici. Tattici intendo tipo StarCraft e tutti questi qua, e strategici intendo tipo Final Fantasy Tactics e... no, forse è il contrario. Vedete che, vi ripeto, non so neanche dare le categorizzazioni ai videogame, cioè nel senso... Perché sono morto? Non l'ho capita. Non devo colpirlo, quello. Mi piacciono i Japan RPG a turni, quei combattimenti casuali e... Ah, ecco perché sono morto. Combattimenti casuali e compagnia cantante. Scoppia, bene. Loro! Loro è singolare. È singolare questa cosa dove loro, io saluto loro, invece non saluto delle persone, la terza persona plurale, ma saluto una prima. Una terza persona singolare. Non diciamo più cagate, va. I brawler alla allora, lì è un altro bel campo, perché ne beccate i miei due giochi from preferiti, Bloodborne e Sekiro. Allora, Bloodborne l'ho adorato e Sekiro non l'ho giocato. Quindi non, ripeto, non posso dare mio giudizio personale, però ti dico, se dovessi giocare un like Souls like, che anche lì Metroidvania, Souls like, Data like, tutto like, e ci fossero meno like e più roba originale, sarebbe proprio Sekiro. Dovessi avere la voglia di giocarne uno, forse dovevo utilizzare la spada. Allora, mi avete chiesto dei brawl. Li trovo terribilmente interessantissimi, ma terribilmente caotici, del fatto che mi trovo a premere tantissimo i tasti a caso. Sono divertenti, perché secondo me sono molto divertenti. Ho giocato un pochino solo quello 3DS, che è l'unico che ho,
che quello Switch non l'ho neanche provato, perché tanto non avrei con chi giocare, mi stuferei dopo un attimo, contando che comunque io sono molto più legato ai vecchi picchiaduro incontri tradizionali, quello uno contro uno e alla stile Street Fighter e King of Fighters e compagnia cantante. E però li trovo interessanti. Soprattutto sono belli da vedere nonostante il caos che ci si crea all'interno del gioco. Sono molto interessanti da vedere, mi piacciono. L'unico che ho un pochino giocato, non c'entra niente con Brawl, con il brand tipo di Super Mario. Ho giocato un gioco gratuito che in tanti mi hanno martoriato, a me invece ha divertito tantissimo, che è DKO. Lo trova, non so se sia ancora gratis o no, però era gratis in su Epic, anche su Steam. Si chiama Divine Knockout ed è un brawl 3 contro 3 in 3D. Carino, niente di che. Visivamente brutto, lo dico anch'io, però divertente. Per quel poco che ci ho giocato mi sono divertito. Comunque la parte picchiaduristica è quella canonica per me, incontro uno contro uno. Dato secondo me è troppo confusionario, è molto difficile la trama. Allora, sì, la trama io fatico. Non l'ho seguita molto bene con Bloodborne, perché è sempre quella roba alla... quella roba From Software, super mega incasinato, vi sono milioni di nomi, milioni di cose che... fatico veramente. Cioè io, quando mi presenta una persona, un secondo dopo ho già dimenticato il suo nome, figuratevi con tutti i nomi delle discendenze della strega di... la cippa di... mi affaccio. Però ritengo che comunque siano giochi assolutamente validi. Ah, ma ancora questo, ancora il Trow. Non è che mi piace tanto, è il Trow comunque. Questo devo provare a scendere di qua così, ok. Sì, mi faccio odiare sempre da tantissima gente del fatto che io skippo tantissimo i dialoghi su determinati generi di gioco. Però, come dice Scarf, sti cazzi della lore ogni tanto. Perché... io preferisco il gameplay duro e puro. Ed è per questo che porto tanto retro game. Perché... ah, è là. Ok, è là la porta, probabilmente. Perché... come faccio adesso? Ah, così, ok. Perché a me piace giocare. Mi piace giocare. E capisco che per l'esperienza completa serva anche la trama, è una trama ben fatta, soprattutto è un fattore assolutamente importantissimo per quanto riguarda un gioco, però a volte anche sti cazzi. Ma dove devo andare? Scusatemi, ma io qua ci sono appena andato. Ed era quella porta dove ho preso la vita, no? Esatto, infatti Bloodborne l'ho giocato così, non capendoci niente della trama. Ma avete idea di dove io debba andare? Perché lì l'unica porta che c'è è quella lì. Ce ne sarà una nascosta da qualche parte. Piedone, grazie per il followone. Molte grazie, benvenuto. Non è che io debba tornare indietro da quella porta da dove sono arrivato, perché c'è solo quella. Solo quella o questa? Vi ricordate quanto mi piace Pac-Man? Non è Pac-Man però questo. Questo qua è Kirby. Questo è Kirby. Potrebbe dalla cicciosità e la pucciosità ricordare un pochino Pac-Man, ma è Kirby. È una mascotte Nintendo. Divora tutto. Ah, ok. Che pirla. Comunque, benvenuto, Piedone. Chiedo anche a te, come tutti i nuovi di questa live, come hai avuto la disgrazia di finire in questo canale di retro game, indie game e amenità.
Anzi, come quella famosa pubblicità. Porco Giuda. Bravo, Steve. Oh! Oh! Io aspetto qua. Secondo me è un'ottima tecnica aspettare qua. Prima o poi qualcuno lo mangio aspettando qua. Ma lui lo mangio da... No. Ah! Ok. Mia, c'è del talento, ragazzi, qua. C'è del talento. Del talento nascosto. Nascosto bene, ma c'è del talento. Sono molte mie, ma sono solo... Ah, Elden Ring, anche, che non mi... Ma vi dico, sostanzialmente mi interessa tutto a livello di videogiochi. Cioè, non è che... Non è che posso dire c'è un genere... L'unica cosa che veramente faccio fatica a giocare sono i giochi di ruolo all'occidentale. Quelli. E i tattici. Tattici strategici. XCOM, Starfield, tutte StarCraft e tutte queste cose qua. Per il resto ho sempre giocato di tutto. Dai Cooking Mama agli, vabbè, gli arcade non lo metto, diciamo neanche per scherzo, di non aver giocato agli arcade e non voler giocare agli arcade. E mi è sempre piaciuto provare di tutto. Ah, bene, bene, sono invulnerabile quando faccio quello. Allora posso passare e fregarmene assolutamente. Mi deve un cuore nuovo come un anno di terapia. Scappa, scappa, perché? Ciao, Orione! Kirby amatissimo da mio figlio. Kirby amato da tutti. Come si può non amare questa palla di... Questa palla di zucchero filato? Ciao, Umbe! Come la va? Ah, per quella roba delle orecchie di Steve, ok. Allora, comunque dicevo pezzo. Ah sì, dei Dark Souls, ok, questo l'ho letto. Ma hai giocato... Bloodborne a me è piaciuto comunque. Pezzo caro, due notizie importanti. Dal 20 al 22 ottobre edizione annuale di Goof. Ah, giochi d'un fiato, ok, perfetto. Molto bene, molto bene. E sarà streamato sicuramente, credo, su Italian Speedrunner Community. E non t'azzardare a dire Munnezza Snow Bros, Scarf, che sennò ti banno fortissimo. Anche Sole Spento, carina, giusto, giusto. Ma i timori erano tanta roba, eh. Tanta roba. Allora, mi ero... perso anche un messaggio di... Twinkle. Hai provato la demo del remake di Star Ocean 2? Secondo me hanno fatto un bel lavoro. No, però Star Ocean 2... originale su PS1. Così. Notizia assolutamente che poteva passare inosservata e che non frega un cazzo a nessuno, però ve l'ho detta, mi piaceva dire. Non c'è un like, c'è una remastered. Dico la mia, Bloodborne secondo me è troppo confusionario. A modo di esplicitare la trama lo trovo molto divisivo, fosse stato più chiaro e leggibile, se l'eliminate sarebbe... Però ti dico, dal lato... Io che do tantissimo... tantissima importanza al lato gameplay, soprattutto anche ad esempio dei Metroidvania, no? Anche dei Metroidvania, tante volte io non mi soffermo per niente sulla trama, ma proprio niente vuol dire niente, niente con la gne proprio, eh. E guardo proprio solamente, come dico sempre, palla alla mano, come reagiscono, come sono, perché a me, alla fine, per me il gioco deve... Poi deve raccontare la storia, tutto quello che volete, e tutto fa breu. Un gioco a me deve far giocare e mi deve divertire. Infatti, poco tempo fa, con qualcuno sul mio Telegram, Discord, tra l'altro, punto esclamativo social, se volete, c'è Telegram, c'è Discord, c'è YouTube, c'è tutto il resto, abbiamo parlato di Mario Rabbids, ok? Pezzo, sei furbo o sei scemo? Hai appena detto che gli strategici e i tattici non ti piacciono. Cosa mi vai a dire che Mario Rabbids allora ti piace? Sì, Mario Rabbids, secondo me, la serie di Mario Rabbids, parlo per il primo ma anche di Sparks of Hope, è semplicemente la vera killer application di Nintendo Switch, secondo me. Perché è un gioco, sono due giochi della Madonna. Uno, perché fa apprezzare gli strategici anche alle capre come me, che di strategici non ci capiscono niente e non sono mai stati interessati. Due, perché è dannatamente, e dico
L'unica, la recensione più bella che io posso fare, non capendo niente di videogiochi, è dirvi che ho giocato un gioco e che è divertente. Il gioco deve essere divertente, perché è un gioco. E quello è dannatamente divertente dall'inizio alla fine. E lo è anche per chi non conosce assolutamente né i brand di Mario del Rabbids e né il genere di gioco. E quindi è quello che vi dico, che alla fine far di tutta l'erba un fascio e di dire non mi piace una categoria specifica, un gioco specifico, no, provate sempre tutto. E soprattutto non vi fermate alle recensioni che magari leggete sui siti internet, sui giornali o quant'altro. Provate sempre qualcosa. Perché altro esempio, che tipo ieri Steve stava parlando di Japan RPG, gli ho detto, hai giocato Magna Carta? Lui mi fa, no, non ho mai giocato. Magna Carta è uno di quei giochi che è stato distrutto dalla critica in passato, è stato distrutto da me nelle prime 30 ore, ho tenuto duro, Magna Carta PS2, per PS2, forse è uscito anche per qualche altra console, non mi ricordo, Xbox. No, forse per Xbox è uscito Magna Carta 2 che non ho mai giocato. L'ho adorato. Bellissimo quel gioco. Bisogna avere un attimino di fede per quanto riguarda il... Ah, devo fare robe qua. Un pochino di fede per quanto riguarda la lentezza con cui parte quel gioco. Però per il resto è veramente figo. E quindi provateli i giochi prima di dare... Tears of Blood, proprio lui. È piaciuto anche a me, però non sai quanti. O magari se sei piaciuto sai quanti. Lo odiano quel gioco, l'hanno odiato e continuano ad odiarlo. Per me ha un sistema di combattimento molto figo, originalissimo, che ricalca tanti altri sistemi di combattimento, che possono essere dal Legend of Dragoon, mettiamoci anche un po' di Chrono Cross, un pochino di tutto. E per me è veramente figo, quel sistema simili, ideogrammi, elementi, con la ruota in tempo reale, cioè bello, bello, mi è piaciuto tanto. In tutto questo io cosa devo fare? Ah, devo probabilmente mi tirerà qualcosa, io devo mangiarlo e poi tirarglielo addosso. O posso scolpirlo col mio alito. Aia. No, con l'alito non lo posso colpire, quindi devo andare a prendere questi. Vabbè, però fatti prendere. Oh! Ma che palle! No, 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 Legend of Dragoon, sì. Io parlavo di Magna Carta e Arkane. Legend of Dragoon, vabbè, non si può veramente non amare Legend of Dragoon. C'è comunque anche chi non lo ama, eh. Ma basta, ma cosa vuoi? Forse devo solo scappare, allora, proviamo. Cioè, è velocissimo. Ah, forse lo rallento e devo arrivare in cima. Proviamo. Non mi ricordo assolutamente. Ah, vedi? Vedi che era così? Vedi che era così? Ok. Aia. Mi tirerai qualcosa? No, mi viene addosso. Bene. Allora, adesso andiamo lì sotto. Perché mi piomberà addosso. Non chiedetemi come ho fatto a evitarlo. Liscio. Non sono passato sotto. Sai che ci lascio di nuovo le penne, eh? Doppio colpo! Vulcano! Fiammata! E poi ci possiamo anche mettere un fulmine di Pegasus, così a gratis. Ma vaffan tu sorella! Arrivo ragazzi! Morto! Ma Bradipa, ma buongiorno! Qualsiasi! Come stai? Bradipa, tutto bene? Grazie mille! Grazie mille per la resub! Molte grazie! Molte grazie! Come stai? Guarda, informazioni di servizio assolutamente non necessaria ma doverosa.
Il mio collega mi ha portato una forma di fontina valdostana e la sto adorando all'infinito. Ne ho congelata un pochino perché la forma pesa 8 milioni di chili, sono 2 kg mi sembra la forma. E allora l'ho fatta a fettine e alcuni pezzetti li ho congelati. Quindi congeli il formaggio? Assolutamente sì. È buono che diventa, perché la fontina anche sotto vuoto poi diventa amara. Sì. Ti ho dato anche questa informazione di servizio qua. Bastoncino! Perché qua non solo videogiochi. Ecco, posso essere più... sicuramente più esperto di... in materia culinaria che non di videogiochi, ragazzi. Ve lo posso dire in tutta onestà. Come stai, Zero? Tutto bene? Puh, no. Tanto muoio di nuovo. Non riesco a capire bene il pattern che ha sto boss. È stronzo, eh? È stronzissimo. E poi è veloce quando va indietro e fa... Come stai, Bradipa? Tutto bene, grazie mille davvero. Come la va? Com'è andata quest'estate? Io però posso colpirlo solo... non posso sparare in su. Eh no. Non posso sparare in su. Posso sparare solo quando scende. Vabbè, ma dai! Non lo farò mai! La puntina è un tattico strategico, sì, esatto. Non è un tattico strategico, è un Japan RPG, tradotto in italiano. Di quelli che piacciono proprio a me. Chiusa in ufficio, mannaggia. Tocca lavorare. Aggia campa. Noi stiamo giocando a Kirby. Perché è bello. Oddio, i 3DS si trovano e sono pure facilmente moddabili. Sì. Io ne ho trovato uno a 30 euro, l'ho moddato e... ed è molto bello. Molto comodo perché te lo porti dietro, tiene niente a livello di spazio e ci metti sopra tantissime cose fighissime. Mamma mia, Kirby, non farmi incazzare. Oh. Bravely Default, bellissimo. Allora, no, frena. Ho giocato solo il 2 per Switch. Il primo ce l'ho su DS e devo ancora giocarlo. Però il 2 mi è piaciuto veramente un sacco. Ma io ho adorato tantissimo anche Octopath Traveler, proprio memore del fatto e reo soprattutto del fatto che, come vi dicevo, non do tantissima importanza alla trama piuttosto che al gameplay, perché effettivamente, nonostante il gioco mi sia piaciuto tantissimo, la trama di Octopath Traveler fa cagare. E un altro dei giochi che voglio recuperare è Octopath Traveler 2, tra l'altro, che non si trova usato. Hanno fatto poche copie? Giuro, non lo trovo usato. Non l'ho mai visto. Non ho mai visto quel gioco usato. E vai. Però è strategico, mi sembra. No. Frena, è quello super, è quello SNES che è stato rifatto per Switch, ho detto una cazzata. Io ho abbandonato il genere di RPG, sono più interessato a CRPG. Io invece no, Emma. Io ho sempre quell'amore, odio, ritorno sui Japan RPG. Che, vabbè, adesso sto giocando a Xenoblade 3, che non c'entra niente con i Japan RPG. Anche se lo è, di per sé lo è, ma i Japan RPG che intendiamo noi sono quelli a turni vecchi. Vecchi, vecchio stile, vecchi e brutto da dire. E anche perché Octopath Traveler e Bravely Default 2 non sono vecchi. Però quel modus operandi a me piace tanto. Io adoro... ecco, quando dico anche queste cose qua la gente mi prende per scemo. Io adoro il grind. Lo adoro tantissimo, mi piace grindare. Ed è
a volte un pochino un'arma a doppio taglio se giochi i Japan RPG giapponesi. Come ad esempio adesso sto giocando a Xenoblade 3, ho grindato talmente tanto, ma non volendo, andando in giro, facendo sub quest e quant'altro, il risultato è che adesso io qualsiasi cosa che tocchi l'asfalto, perché sono fortissimo rispetto al livello di cui dovrei essere, a livello di trama parlo. E quindi è un'arma un pochino a doppio taglio, ti porta anche a goderti un pochino meno il gioco, questa cosa qua. Star Ocean 2 Remake, sei tu che mi hai detto se avevo provato la demo. No, aspetta, chi è che me l'ha chiesto prima? Che mi avete chiesto? No, l'ha chiesto Twinkle. Ha detto che c'è la demo, quasi quasi, allora a sto punto la provo. Ma c'è anche su Switch? Twinkle, se ci sei ancora. Perché a sto punto Star Ocean, mamma mia, io mi ricordo il... Sì, è quello lì che ho giocato per PS2, che ho il... Che ho ancora la... il gioco originale immacolato, bellissimo. E quello dove lui poi utilizzava la pistolona, che premevi R1 c'era la pistolona. Come diamine era già? Sì, era lui, era lui. L'ho giocato, l'ho finito, ma non me lo ricordo molto bene. Ma non posso andare sotto. Ecco, volevo vedere che magari sotto c'è qualcosa di bello. Sapevo. Sapevo. Ma ci avrei giurato che l'avrei fatto. Ci avrei giurato. Cioè, mi sono sbattuto tantissimo prima di evitarli tutti, invece sono uscito. Perfetto. Ho fatto Mr. Driller, esatto, mi sono suicidato. Twinkle, come procede con The Last Blade 2? Sei caldo per venerdì? Siamo lì, eh? Siamo lì, siamo gli sgoccioli. No, voglio te. Voglio te. In questi giorni mi hai preso la mattata di come Resident Evil 2, paura che poi non lo giocherei. È bello, però. È bello. Io l'avevo iniziato a portare live sul canale dei Matusa, quando ancora streamavo col Matusa. Poi il mio PC ha deciso che quel gioco me lo... mi fa andare in palla i frame. Cioè mi va tutto a scatti. Il remake, dico. Peccato, perché poi proverò di nuovo a reinstallarlo. Magari c'è stato qualche problema su installazione o vai a sapere cosa. I PC sono strani. Molto bello. Molto, molto, molto. Guardo là perché c'è la chat. Dovrei guardare qua. Molto bello, Emma. Veramente figo. Veramente figo. E tra l'altro, pur non essendo un RPG, un Resident Evil come la gente è abituata a vedere un Resident Evil, non ho giocato il Village, ma Resident Evil 7, mamma mia, quanto mi è piaciuto. Quanto mi è piaciuto. No, 10 euro è da prendere al volo. Da prendere al volo. Resident Evil 4 non l'ho provato. No, Alex. Credo che ti piaccia Nino Kuni. Assolutamente. Assolutamente sì. Dragon Quest 12, sì. L'11 l'ho adorato. L'ho spolpato, l'ho adorato. E 12, ma poi il brand in assoluto di Dragon Quest è sempre, sempre figone. Però sì, Nino Kuni sì. Ho adorato il primo. Il secondo meno, ma diciamo che dopo la patch hanno aggiustato anche il secondo. Però il primo Nino Kuni è bellissimo. Steve. Ah! La Zodiarchia! Il 2 non promette male. Allora, il 2 di Ni no Kuni ho da dissentire per quanto riguarda l'obbligatorietà di alcune battaglie campali che io ho odiato proprio perché è una rottura di palle, proprio il concetto di battaglia campale. Però dai, tutto sommato non è male. Un action RPG con un sistema di combattimento che poteva essere ottimizzato molto meglio, soprattutto dal lato schivate e parry. Quando lo giocherete, se lo giocherete, poi capirete quello che sto dicendo, perché a volte veramente sarebbe bastato poco per farlo funzionare molto meglio. Però è del tutto godibile. È del tutto godibile. Hmm.
già bene che ho preso quello, se no mi saltava in testa sarei morto. Volevo provare a non morire, sperando che ci sia dell'energia da qualche parte. C'era un nemico, andiamo giù piano. Sì, lo sapevo. C'è di nuovo. Lo so, che sono senza energia. Dammela. No. Ah, sbagliato! Lo scimmione che ci tira sempre noci di cocco dalla dubbia forma. Liscio. Allora, con calma. Potrei farcela. Potrei farcela anche con una sola energia di... una sola barra di energia. Ce la potrei fare, devo stare solo concentrato. Colpa tua. Il Village non l'ho giocato. Vorrei tanto giocarlo però, Steve. Il 7 mi è piaciuto veramente tanto. E non pensavo che mi piacesse così tanto, contando quanto fosse stata snaturalizzata. Che brutto, l'abbiamo detto fino adesso che non va detta questa cosa. Non snaturalizzata, però stravolto il gameplay di Resident Evil. Stravolto, ecco, volevo dire snaturalizzato, volevo dire stravolto. Se no tutto il discorso che abbiamo fatto poc'anzi andava a perdersi. Tirami sto noce di cocco, va. Porca... Sto lanciatore di... Fatemi parlare. Chi è? Il lanciatore di patacche. Un tiro di bomber me l'hai mai fatto? Allora, io ti dico... C'era... C'è... su Fight Kid Bomberman, e ce n'era uno, se non sbaglio, pure a quattro giocatori. Allora, quello a quattro giocatori va da sé che su Fight Kid non si può fare, perché in Fight Kid si può giocare solamente in due. E avevo provato un Bomberman e scazzava con Fight Kid, perché era originariamente in schedule per questo campionato, per il campionato di quest'anno, un torneo di Bomberman, perché io ogni anno stilo già l'elenco per quello dell'anno successivo e avevo messo una lista di giochi, io ho detto devo provare a testare, e così come anche altri giochi che avevo segnato quest'anno scazzavano, avevano problemi, non funzionavano, e quindi ho dovuto girare su altri... Perché? Sono buttato giù di lì. Su altri... Ho dovuto optare su altri giochi. Infatti ho preso altri puzzle game. Come ad esempio Money Puzzle Exchanger. E riderò tantissimo per il gioco di ottobre. Riderò molto per il gioco di ottobre. Perché se uno di voi, anche solo uno di voi, ha mai giocato a quel gioco... Vi faccio una statua. Neo Bomberman e quello Neo Geo. Forse allora è quello lì che avevo visto. Neo Geo, Neo Geo, Neo Geo, Neo Geo. Ciao pirata, è proprio lui, le proprie Kirby. Pensa che Polia su Bomberman 64 si bombardavano in 4. No, allora, diciamo che ci sarebbero tanti giochi carini anche con console da fare a livello di torneo. Cioè io... un torneo su Crash Bash, cioè a squadre, sarebbe totale, è sempre stato il mio sogno. Magari si potrebbe fare un domani che avrò la fibra, un domani che magari avrò una connessione che me lo permetterà, che mi permetterà di far giocare la gente su Parsec e non solo su sto diamine di Fightcade, che poi diamine, sti cazzi, cioè Fightcade io lo devo ringraziare tantissimo, e... però non posso perché ho la connessione di Topo Gigio, quindi non posso farlo. Il campionato di Nerd è Totally Arcade. Totally Arcade, e quindi non faccio giochi console, perché tanto mi hanno anche chiesto Mario Kart, e però no, solo arcade, ragazzi. La sala giochi per me, per quel che mi ricordo io, la sala giochi è sala giochi. Console si giocava a casa di amici.
Quindi la concezione del campionato di nerd è Only Arcade. Ma perché l'uno? Ah, però ha la bandiera, ok. Ho lasciato qualcosa dietro probabilmente, ma la bandiera. Anche Mario Party, sì, esatto. Ma a parte che Mario Party si potrebbe anche fare su Switch, perché c'è anche su Switch, quindi si possono fare anche magari un torneo live. Cioè, a me piace proprio la cosa del torneo, perché è quel competitivo. Cioè, le live a torneo mi piacciono sempre. Infatti io ne sto guardando tantissime anche in giro. Perché secondo me è proprio quella cosa. Allora, la live in amicizia va bene, ci sta. Però la live a torneo è quel... tira fuori da noi quella competitività che, anche se non siete competitivi, del tipo, anche se andate, giocate, non me ne frega un cazzo di perdere, però giocate e la speranza e la voglia di provare a vincere c'è sempre, no? E... e...